per la team. 5 squadre, 5 beat. Si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contro attacchi con la volontà di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Stile agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Extreme football, pronti per l'azione. Siamo noi l'elite, siamo qui e giochiamo a Extreme Football. Treno in arrivo. Allontanarci dalla linea gialla. Ehi, guardate qui! Che tocco! Ehi, ciao amici! Wow, che bello! Questo è un pallone nuovo, Sam! Me l'ha regalato mio padre per il compleanno. Erano mesi che lo volevo. Non è stupendo? Guarda, a me sembra che faccia tutto da solo. E anche i gol, vero? Anche quelli fa da solo. No, a quelli ci penserò. Ah, come sei fortunato. È proprio forte tuo padre. È vero. Ma mi piacerebbe vederlo più spesso. Bene, andiamo? Ehi, mi fai provare il tuo nuovo pallone? Ma sì, certo, vieni. Hai ragione, è davvero stupendo. Lo prendo io. Ehi, ce l'ho. Ops, accidenti, davvero un bel tiro. Chissà dove è andato a finire. Ma Greg, perché l'hai tirato così forte? Io veramente mi dispiace, vado a riprenderlo subito. Ragazzi, guardate chi è venuto a trovarci. Per caso ti sei perso? Non hai paura tutta sola? Dovresti. È pericoloso andare in giro in un parcheggio così. Hai ragione, non è affatto prudente. Potrei riavere il pallone? Vieni a riprendertelo. Eccolo. Tieni. Grazie. Allora, riesci a prenderlo? Non ce la fai, è troppo bassa. No, è solo troppo lento. Va bene, adesso smettetela. No, io... Smettetela, non è divertente. E poi, non è mio. Il pallone è di Samu, gliel'ha regalato suo padre. E prima gli ho promesso che gliel'avrei riportato. Non si devono fare promesse che non si possono mantenere. Beh, giusto, perché ora mi dispiace dirtelo, ma il pallone è nostro. Eh già, proprio così. Ma non ne avete il diritto. E perché? Beh, perché l'avete rubato. Noi l'abbiamo rubato. No, 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 questo non è un furto. Noi l'abbiamo trovato, vero? Esatto, proprio così. Sì, noi non siamo ladri. Che cosa, che cosa dirò a Samu? È meglio che tu non dica niente, o altrimenti immagina che cosa ti succederà. Va bene, non lo farò. Ti conviene. Beh, credo che abbia ricevuto il messaggio. Ma che cosa starà combinando, Greg? Si è perso, secondo voi? Sì, è molto strano. Guarda, arrivano i Darkseid. Ah, finalmente anche l'ultima squadra è arrivata. Ora possiamo cominciare, ragazzi. L'ultima squadra? Volevi dire è arrivata la squadra migliore? Ah, c'è anche Greg. Ma il mio pallone dov'è? Che ci facevi insieme ai Darkseid? Io non ero insieme a loro. Siamo solo arrivati insieme. E il mio pallone, l'hai trovato? Io, io sono andato nel parcheggio, ma non l'ho trovato, perché era troppo buio e non ho visto niente. Ciao, la team, avete perso un pallone? Noi ne abbiamo due, se volete possiamo prestarvelo. Quello non è un pallone qualunque, è un regalo di mio padre, dobbiamo ritrovarlo. Capisco, io sì. Fate un po' di silenzio, per favore. È il momento di annunciare la sfida di domani, che si giocherà tra la team e i Darkseid. Sly? Proprio ora mi è capitata una cosa che mi ha dato l'idea per una bella sfida. Dai, coraggio, vuoi raccontarci la tua vita o lanciare la sfida? Hai fretta di sapere come perderete la vostra prossima partita, Samu? State calmi, per favore. Sly, parlaci della tua sfida. E va bene. Allora, domani soltanto un giocatore avrà la possibilità di segnare i gol. Che
Ma che razza di sfida è questa? Per esempio, tutta la squadra dei Darkseid giocherà, ma soltanto io avrei il diritto di tirare in porta per fare gol. D'accordo, la team, se accettate questa sfida, anche voi dovrete scegliere un marcatore. Scegliamo Greg, vero? Oh? È il capocannoniere del torneo. Siete d'accordo? Ottima scelta. L'attaccante sarà Greg. Ma che buona idea. Allora la sfida è confermata. Ci vediamo domani. Bene, andiamo. Devo ritrovare il mio pallone. Beh, allora ci vediamo domani, Greg. Va tutto bene? Sei così strano. Beh, no, tutto bene. Oh. Ah, questa sfida è un gioco da ragazzi. Hai ragione, con Greg come attaccante abbiamo la vittoria in tasca. Ah, sì, non hanno alcuna possibilità. Ragazzi, forse Renatone ha una torcia, così sarà più facile ritrovare il mio pallone nel parcheggio. Beh, vado a chiedergli. No, Samu, non andare. Cioè, voglio dire, sono io che ho perso il tuo pallone e tocca a me ritrovarlo. Vado io. E ci vediamo al quartier generale. Eh sì, Greg è decisamente strano oggi. Sì, ma comunque dovrà ritrovare il mio pallone. Opla! A te, Pat! Ehi, Sly, c'è qualcuno per te. Ancora tu? Vuoi far parte della nostra squadra per caso? Beh, io sono venuto per riprendere il pallone. Aspetta, forse non ho capito bene cosa vuoi. Rivoglio il mio pallone. E tu che cosa mi dai in cambio? Beh, non saprei. Le mie cuffie. Ma con chi credi di parlare? Non lo sai che abbiamo già tutte le nostre cuffie? Un momento, forse c'è qualcosa che potresti fare? Che cosa? Una cosa molto semplice, davvero. Domani non dovrai segnare neanche un gol durante la partita. Che hai detto? Non posso. O accetti o non vedrai più il tuo pallone. Già. Ma non è possibile. Voi non potete farlo. Hai qualcosa in contrario. Penso che tu l'abbia convinto. Bene, anche se Greg è l'unico a poter segnare, questo non vuol dire che potrà riuscirci da solo. Voi dovrete fare tutto il possibile per permettergli di segnare. Questo sarà l'allenamento di oggi. A me sembra difficile, visto che Greg non c'è. Sto arrivando! Scusatemi per il ritardo. E il mio pallone? L'hai trovato, vero? Io non lo so. Che vuol dire che non lo sai? Non ho avuto il tempo di guardare in tutto il parcheggio. È così grande, dai, Greg! Hai avuto un incontro segreto, non è così? Ma no, perché dici questo? Calma, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Sì, ma tu mi prendi in giro. D'accordo, calmatevi ora. Greg, non è successo niente. Risolveremo dopo la storia del pallone. Adesso, ragazzi, è il momento di allenarsi. Ma io volevo allenarmi con il mio pallone nuovo. Samu, sappiamo che il tuo pallone è fantastico, ma Tag ha ragione. È ora di prepararsi, forza. Va bene, è vero, d'accordo. Beh, non vieni? Avremo molto bisogno di te. Greg sarà il solo a poter segnare e i Darkseid faranno di tutto per impedirglielo. Su di lui si concentrerà ogni loro azione. Dobbiamo sorprenderli. E come faremo? Forse ho un'idea. Samu, ti ricordi il manga che mi hai prestato? Sì, ma che c'entra? Faremo come in quel fumetto. Inventeremo delle strategie e poi gli assegneremo un numero che sapremo soltanto noi. Certo, dei codici segreti. Un'idea magnifica. I Darkseid non potranno mai indovinare a cosa corrispondono i numeri. Ma quanti ce ne serviranno? 5. 5 strategie, come le dita della mano. Ascoltate, ci ho pensato bene. Non scegliete me come attaccante per la partita di domani. Cosa? E perché? Stai scherzando, Greg? Adesso è troppo tardi per cambiare, la sfida è già stata confermata. Sai bene, Greg, che in campo non sarai da solo. Tutta la squadra sarà lì per aiutarti. Tag ha ragione. Puoi contare su di noi. Ma non è per questo, non potete capire. Tranquillo, penseremo solo ad aiutarti e prepareremo delle super strategie. I Darkseid sono spacciati. Per me non funzionerà mai. Invece sì. Beh, mostrargli il gioco è il modo migliore per convincerlo ad essere il nostro attaccante. D'accordo, questa la chiameremo strategia 1. Forza, cominciamo. Luna, Samu, voi due ora giocherete contro di me. Joelle, tu fai l'attaccante. Coraggio, Ines! Usa la tua velocità per sorprendere la difesa! Dove stai andando? Non si passa! Ma come? Joelle, prendi al volo! Passaggio fantastico! Bella azione! Beh, che te ne pare, Greg? Hai visto? Se sei solo davanti alla porta è impossibile non segnare. Ragazzi, non lo so. Non ti è piaciuta? Aspetta, ho in mente una super strategia. Bisogna mandare la palla molto in alto. Sì, e dopo? Dopo... Qualcuno ha un'altra idea? Greg e io. Andiamo, non vuoi provare dei passaggi con Samu? Insieme sarete imbattibili. Sì, coraggio, Greg. Sarà la strategia numero 2. Forza, proviamo.
Vai, Greg! 1-2 fino al gol! A te! Accidenti, no. Greg! Come hai potuto mancare il passaggio? È uno dei nostri punti di forza! Mi dispiace tanto. Si può sapere cosa ti ha preso? No, aspetta, Samu. Ripeti la strategia numero 2 con me, così Greg potrà osservarla. Sì, d'accordo. Vai, Ines! Ancora! A te! Segna tu! Wow, fantastico! È bellissima la numero 2! Forza, Greg! Tocca a te giocarla! Ehi, scusa, Greg, sei con noi o dove? Dai, andiamo! È inutile anche provarci! Non ce la farò mai, vi ho detto! Io domani non potrò mai segnare! Prima hai perso il mio pallone e adesso non vuoi più giocare! Bell'amico che sei! Aspetta! Va bene. Devi scusarmi, Greg, ho detto cose orribili. Questa partita sarà difficile, ma io so che possiamo farcela tutti insieme. Ma è così che vi allenate restando seduti in panchina? Sono così ridicoli. Cosa? Prova a ripeterlo. Calmati, lasciali stare, dai, non ne vale la pena. Già, hai ragione, abbiamo da fare. Noi dobbiamo allenarci per dimostrargli che siamo i migliori. Siamo una squadra vera e possono fare quello che vogliono, ma in campo non ci faranno paura. Proprio così, non ci fanno paura. Scusa un momento, torno subito. Guarda, più veloci. Vi avverto, giocherò insieme alla mia squadra domani. Io sono l'attaccante e segnerò. Che paura. Voi potete anche ridere. Hai deciso che non vuoi più il tuo pallone. Io spiegherò a Samu la storia del papallone e so che capirà perché lui è un mio amico. Sì, certo. E cosa pensi che dirà il tuo amico Samu quando saprà che tu ci hai regalato il suo pallone? Non è vero. Lui non crederebbe mai a una storia simile. Sei sicuro? Sì, possiamo provare. È tornato Greg. Amici, io dovrei dirvi una cosa importante. Ma quello non è il pallone di Samu. Ehi, dammelo subito. Quello è il mio pallone, l'ho preso. Dammelo, Sly. Di che parli? Questo è un regalo di Greg. E un regalo è un regalo. Riprendere solo è come rubare. No, questo non è vero. Siamo venuti per ringraziarti, Greg. Sei davvero gentile. Sei parte del gruppo adesso e puoi chiederci quello che vuoi. Certo, Greg. Ora sei diventato nostro amico. Gli hai regalato il pallone di Samu. Greg, io non posso crederci. No, ti assicuro che non è vero. Sei proprio simpatico, Greg. Ridatemi. Allora, Greg, non sarei diventato loro amico. No, non potrei farlo. Non credetegli. E allora perché gli hai regalato il mio pallone? Io non lo so. Che loro... Che cosa ti è successo, Greg? Lui ha regalato il mio bel pallone ai suoi nuovi amici. Se ha fatto davvero questo, sei un traditore, non un amico. No, scusa, Samu, ma io... Voi non potete capire. Greg, aspetta! Greg non farebbe mai una cosa del genere. Non lasciamolo andare via così. Lui è nostro amico. Veramente non ne sono più così sicuro. Allora, questo nuovo pallone è stato utile per il tuo allenamento? Non proprio, perché l'ho perso. In realtà una persona me l'ha perso, ma non per molto comunque. Scusa, ma non ho capito. L'hai perso oppure no? È tutta colpa di Greg. Non avrei dovuto fidarmi di lui. Ha regalato il mio pallone a Sly. Davvero? A me sembra molto strano. Insisti con Greg e fatti raccontare cos'è successo. Con i Darkseid bisogna aspettarsi di tutto. È scappato senza dire niente. Si vergognerà per quello che ha fatto, giusto? Magari c'è qualcosa sotto che ancora non sai. Non lascerete che un pallone rovini la vostra amicizia. È lui che l'ha rovinata, non io. Ehi, amico! Va bene, d'accordo, ti offriamo un'altra occasione per recuperare il pallone. Davvero? No! Non è divertente. Vedi, Greg, volevamo essere sicuri che tu avessi capito l'accordo. Se tu non segnerai durante la partita, ti restituiremo il pallone. Troviamo un altro modo. Non hai scelta. O così o puoi dire addio al pallone e al tuo amico Samu. Bravo, Sly. Forza, andiamo. Abbiamo una partita da vincere. Vuoi scommettere? Oh, no. Una partita meravigliosa. Sì, è quella da incredibile. Ehi, ragazzi, palla! Grazie, Greg. Sei gentile ad averla fermata. Sei davvero un amico. Che cosa? Grazie, tesoruccio. Ma... Ah,
Prima di cominciare, ci tengo a dire che se qualche altro giocatore della team volesse unirsi ai Darkseid, le iscrizioni sono ancora aperte. Non guardatemi così, non ho fatto niente! Ah, sei qui. Ti posso parlare? Greg, che succede? C'è qualcosa che non va, vero? Io non posso aiutarti se non mi dici niente. Nessuno può aiutarmi. Hai un problema con i Darkseid? Con Sly? Hanno rubato il pallone di Samo. Non posso riprenderlo, altrimenti Ralph mi picchierà. Hanno detto che me lo restituiranno solo se non segnerò contro di loro durante la partita. Cosa? Ma questo è un ricatto. Ne parlerò con Renatone. Non possiamo giocare così una partita. No, per favore, Tag. Non dire niente. Se gli altri lo scoprono, si vergogneranno di avere un vigliacco come me in squadra. No, Greg, non possono comportarsi così. Può succedere a tutti di avere paura. Parlane almeno con Samo. No, non posso farlo. Lui non mi ascolterebbe. Adesso devo andare. E comunque, Tag, è troppo tardi. La partita si giocherà nella parte est del piazzale. La porta dei Darkseid sarà alla destra del cantiere, tra i due lampioni in fondo davanti all'escavatore. La porta della team, dall'altro lato, a sinistra dell'edificio principale, tra gli altri due lampioni che vedete. Pronti per il calcio d'inizio? Si comincia! Vai, Luna! Numero uno! Controllate Greg! Forza! A te, Greg! In posizione, come in allenamento! Forza, Greg, cosa aspetti? Sì, io... Ma no, non a Luna! Vieni, dimmi! Dammi una mano! Vai, al centro! Arrivo! E adesso segna! Oh, no! Gol! 1-0 per i Darkseid! Perché mi hai passato la palla? Era il momento di tirare! Greg, che cosa stai combinando? Noi abbiamo bisogno di te! Mi dispiace. Eccola, arriva! Scusa per me, Numero 2! Forza, Greg, insieme ce la possiamo fare! Perfetto, a te! Fai così, passala! Entrata regolare! Bravo, Greg! Ehi, Greg, hai deciso di farci perdere! Vieni, te la regalo! Sta attento, Joele! Bella parata, Joele, basta! Arrivo! Ragazzi, fine primo tempo! I Darkseid sono in vantaggio di 2-0! Fantastico! Abbiamo un attaccante che fa di tutto per non prendere il pallone! Già, ma io credo di aver capito. Stai giocando per i tuoi nuovi amici, vero? Samu, non posso farlo! Non posso stare io in attacco! Devo smettere di giocare! Cosa? Perché? Non può andarsene proprio ora e lasciarci così! Ehi, dove stai andando? Io non gioco più! Ah, no? Non mi sembra fossero questi gli accordi! Che stai facendo, Ralph? Non sei l'allenatore della team, che io sappia! Non hai niente da fare qui! Cosa? Vuoi giocare per caso? Non c'è problema, possiamo improvvisare una partita se vuoi. Soltanto noi due. Oggi non posso giocare, perché io mi sono slogato un dito proprio stamattina. Beh, io vado allora, Ecco, meglio così. Grazie mille, Tag. Di niente, sai, a volte è difficile cavarsela da soli. Non dobbiamo vergognarci di chiedere aiuto. Vai a parlare con Samo. Penso io a tenere d'occhio Ralph, non ti preoccupare, non ti disturberà più. D'accordo, vado. A più tardi, Tag. Ma no, vedrai, sicuramente è un problema che non riguarda noi. Sì, ma io credo che... Amici, io devo dirvi una cosa. Già, anche noi, Greg. Lasciamolo parlare, Samu. Vai avanti, Greg. Sì, ieri i The Darkseid hanno trovato il pallone di Samu prima di me nel parcheggio. E non volevano ridarmelo. Ralph mi ha detto che se te ne avessi parlato, poi me la sarei dovuta vedere con lui. Mi vergogno tanto, ma ho avuto paura. Scherzi, vero? Non sai quanto terrorizza me quella specie di bulldozer. E dopo gli altri hanno detto che mi avrebbero restituito il pallone solo se non avessi segnato contro di loro. Greg, dovevi dirci cosa stava succedendo, noi ti avremmo aiutato. Mi dispiace, non sapevo che fare. Ora sappiamo cosa ti hanno fatto, non ti daranno più fastidio, puoi contare su di noi. Già, Sly avrà una bella sorpresa, perché tutti insieme non abbiamo affatto paura né di lui né di suo fratello. Sì!
Ti ricordo, Greg, di attenerti al nostro piccolo patto, altrimenti sai cosa... Altrimenti cosa? Già, pensavi di metterci paura. Ridammi il pallone. Il pallone? Beh, ma... Oh, eccolo qui, prendetelo. È questo che volete, d'accordo. Se la team vincerà la partita, riavrete il vostro pallone, altrimenti sarà nostro. Va bene, io ci sto, ok? Inizia il secondo tempo, useremo il nuovo pallone. Forza, dammi la palla, moscerino. Sei tu che devi cercare di prenderla, ippopotamo. Ines! Greg, numero uno! Ok, Jenna, attenta Ines! Porta, porta! Sì, bravi! Attenzione, al centro! Coraggio, Greg! La tua cannonata! Il nostro attaccante è tornato! Gol per la team! 2-1! Greg, numero 2! Sono d'accordo, Samu! Insieme! Fai, Jenna, fermali! È facile a dirlo! Andiamo! Rina, pensaci tu! Pareggio! 2-2! Vittoria della team per 4-2! Bravi la team, bravi! Allora, non ti reggi in piedi? Proprio così, non abbiamo solo il miglior attaccante, ma anche il miglior portiere del torneo. Oh, non ci credo, non ci credo! Ehi, Samu, passami la palla! Dopo quello che è successo non vorrei rischiare. Perché? Tu potresti mandarlo tra le nuvole. Ah, stai dicendo che sono maldestra! Avanti, ammettilo! Ha ragione Samu, è vero che sei un po' maldestra, Luna! Ripetilo, sei il coraggio! Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 beat. Mille trick, lo stile della team, notte giorno a... Parte la palla, si gioca spalla a spalla. Il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi, contrattacchi, gol, la volontà è di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Fiore all'occhiello, specialisti della strada. Si superano prove, questa è la nostra casa. Capisci, non importa se si vince o se si perde. Importante quanto ogni amico nella squadra serve. Stile, agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Voglia di giocare, pronti per l'azione. Football, gioca Lexus Football, provi. Sfidere la street, mille trick, nuovo stile per la